cambiamo completamente argomento. Valeria, panettiera in pensione, e Anna Maria, studiosa di tradizioni, dalla loro collaborazione con i bambini di una scuola elementare, nasce un cortometraggio dedicato al valore del pane. Umberto Braccini. Ci è piaciuto il lavoro, un corto ideato da alcune maestre del primo circolo di Roseto e girato e montato da Paolo Bruni, che tanti anni ha collaborato in Rai. Tema il pane. È bello perché porta dietro nel tempo, quando Liberatore aprì la prima panetteria e Giovanni andò al forno per apprendere il mestiere. Entrambi non ci sono più, ma Valeria, sorella di Giovanni, è più attiva che mai con i suoi 92 anni. Allora Valeria insegna come si produceva il pane e racconta come lo consumavano i bambini del tempo che fu. C'era ancora stata la guerra e c'erano pochi soldi. Allora facevamo solo il pane con acqua e farina. E la mattina i bambini a scuola non si portavano le merendine come voi. Pane e olio. L'inverno pane e salsicce. Perché non farlo oggi? Prodotti panini comunque si va al forno, ma prima un ritorno al passato con Anna Maria Rapagnà, che a Montepagano ha messo su, ormai da tempo, un museo delle tradizioni. Racconta di un rapporto con il pane che nessuno purtroppo ha più, ma che i meno giovani ricordano. Qualche volta capitava che andava per terra, si prendeva, si baciava e la donna che faceva la forma del pane, appena lievitato, faceva il segno di croce sulla bella forma fragrante. Sono cose che non esistono più. E già, la tecnologia impressa in quel DVD racconta qualcosa che è purtroppo passato, colpa dei grandi che portavano due semplici fette di pane con l'olio a scuola e che lo baciavano davvero quando cadeva a terra, ma oggi non sanno raccontarlo più ai giovani figli.